di questa conferenza di presentazione del progetto Ricicla Estate. Non vogliamo arrogarci nessun titolo, questa è una cosa che riguarda esclusivamente l'ambiente campano, però mi fa piacere rappresentare la sinergia che da tempo condividiamo noi con Legambiente, in particolare con Michele Bonomo, perché credo che sono quasi 20 anni che sia presidente, non lo so quanti, ma sono parecchi No, tanti, presidenti, però non troppi. tanti, ma sono tanti. Condividiamo E questa troppi. sinergia sostanzialmente che condividiamo, come dicevo, anche in queste manifestazioni si manifesta. Non è la prima, non è l'ultima, ce ne sono state tante. Il Corpo delle Capi di Porto presta un'attenzione particolare all'ambiente marino, è uno dei capisaldi del nostro lavoro. Noi siamo funzionalmente dipendenti dal Ministero dell'Ambiente e non vi nascondo che grosse risorse in termini di uomini e di mezzi vengono quotidianamente impiegate proprio per la tutela dell'ambiente. L'ambiente nel senso del territorio costiero, del territorio demaniale, per ridurre gli abusi demaniali, ma nel senso lato del termine, per la tutela della risorsa mare dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista ittico. In questo momento, giusto per essere per esempio diciamo sul pezzo, abbiamo un laboratorio ambientale, un LAM, che è un laboratorio ambientale che sta facendo delle verifiche sulla costiera amalfitana. È stato richiesto, dopo aver fatto dei sorvoli con i nostri mezzi aerei della costiera amalfitana, stiamo proseguendo questa attività di monitoraggio attraverso prelievi con i nostri colleghi del Comando Generale che con questo laboratorio stanno aiutando diciamo così, le amministrazioni e gli enti competenti sul territorio per verificare effettivamente quanto più possibile che non ci siano problematiche di carattere di inquinamento per quanto riguarda quest'estate 2015. La testimonianza del fatto che effettivamente questa sinergia tra noi e Legambiente è fondamentale mi fa venire in mente, per esempio, un altro episodio. Una quindicina di anni fa io dirigevo la Polizia Giudiziaria della Capitale di Napoli e Legambiente stava preparando il rapporto Ecomafia. Proprio lui veniva da me e mi diceva, voleva dei dati, eccetera. E io ero così perplesso sulla diciamo così, bontà di questo prodotto finale che poteva venire. Vi devo fare una confidenza, una confessione. Avevano previsto cose allora, quando le presentarono, ci sono i dati, non sto dicendo cose, ci sono le prove, avevano previsto cose che poi lo Stato, in particolare noi, la Polizia Giudiziaria, la magistratura, probabilmente ha scoperto dopo qualche mese, voglio essere gentile, se no dopo qualche anno. Quindi questo è il senso della sinergia, che molte volte sostanzialmente la vicinanza con il territorio, la vicinanza con i cittadini, dell'associazione, del volontariato, può essere superiore a quello invece di chi deve prevenire o reprimere, quindi la sinergia comporta poi dei risultati eccellenti e questa è la testimonianza del lavoro ottimo che viene fatto quotidianamente. Quindi io auguro un in bocca al lupo, io mi farò promotore personalmente del Ricicla Estate perché è una di quelle cose che sostanzialmente non può non essere condivisa. Quindi in bocca al lupo a tutti voi, ai partecipanti, do la parola a Michele. Non dico una parola.